Care amiche e cari amici, il 2016 è stato un anno duro, come difficili e complessi sono stati anche gli anni precedenti, ma un anno che mi ha nuovamente confermato un'emozione straordinaria, un'emozione indescrivibile per certi aspetti, quello di ritornare nuovamente a essere eletto sindaco della città che amo. La città nella quale sono nato e nella quale ho scelto di vivere, sempre, perché amo profondamente Napoli e la passione è stata l'arma segreta di questi anni. Io voglio augurare alla mia città, alla nostra città, un grandissimo 2017 nella corsa verso Napoli capitale, capitale dell'umanità, della voglia di vivere, della pace, dei giovani, della solidarietà, della creatività, dell'amore. Una città che sa essere prima in quei valori che chi ha distrutto progressivamente tante comunità li considera non valori ma fatti secondari. Quindi un 2017 di tanto amore per tutti i napoletani, tutti, nessuno escluso, e per i tantissimi turisti che mai nella storia della nostra città hanno così in tanti invaso con una marea umana la nostra città e cominciano ad arrivare ovunque in tutti i quartieri. Si muove l'economia, si stanno creando migliaia di posti di lavoro, ma soprattutto è lo spirito dentro di ognuno di noi che sta cambiando. Cresce il senso di orgoglio, di appartenenza, di gioia di appartenere a questa comunità. Napoli ha tanti problemi, non li ho mai negati e non li negheremo mai. Anzi, come vedete, la mia scrivania è soffocata di carte, non ci riusciamo nemmeno a godere i momenti belli che già siamo concentrati su tutte le problematiche, però state sicuri che nel 2017 la nostra squadra sarà impegnata 24 ore su 24 a migliorare sempre di più la nostra città, insieme lo dobbiamo fare, come una grande comunità, con un grande senso di orgoglio perché Napoli ha scelto la strada dell'umanità, la strada della comunità, la strada della convivenza tra persone diverse e soprattutto tendiamo sempre la mano alle persone che sono rimaste indietro. Giustizia e uguaglianza sociale e economica sono due progetti, sono due punti di riferimento, sono due obiettivi che noi ci siamo dati in questa città. Un buon 2017 a tutti, soprattutto con tanta pace nel cuore, tanta voglia di vivere e tanta voglia di lottare insieme a noi.